Non ce la perderemo questa, anche se non siamo esattamente al massimo della forma. Facciamo un po' di grana e ci rimettiamo in forza per fare la differenza al momento opportuno. Jimmy, questa nave è uno sballo. Come hai fatto ad avere un palazzo volante del genere? Ai vecchi tempi l'Hyperion era l'ammiraglia di Mengsk. Io e Matt l'abbiamo presa in prestito quando abbiamo deciso di abbandonarlo. La vecchia signora ne ha visti di momenti difficili. A proposito di momenti difficili, Tychus, perché continui a indossare quella tuta sul mio ponte? Già, che c'è? Ti si è inceppata la cerniera? Va bene. Ho avuto bisogno di un aiutino quando sono evaso. Diciamo che aveva un prezzo. Devo restare in questa tuta finché non avrò ripagato tutti i debiti. E chi è il creditore? Chi ti ha tirato fuori? I ragazzi della Mebius, ovviamente. Non li ho mica conosciuti in un museo, sai? Farebbero di tutto per avere quegli artefatti. Sarà meglio che i tuoi debiti non ci siano d'intralcio, Tychus. Coprire i tuoi traffici non fa parte dell'accordo. Signore, c'è qualche possibilità che lei riesca a rendere il laboratorio funzionante in breve tempo? Sarebbe fantastico. È tornato il nostro glorioso leader! Ehi là, che c'è di nuovo, cowboy? Che notizie hai per me, Swan? Le solite. Stiamo consolidando le nostre forze. Stai potenziando truppe e mezzi, eh? Già, puoi aggiungere potenziamenti alle tecnologie proprio da questa console. Ma creare un'armata non costa poco, specie per dei ricercati. Stavolta hai portato dei crediti, vero? Senti, lo so che ultimamente siamo stati a corto di soldi. Ma l'artefatto che abbiamo recuperato su Marsara metterà a posto le cose. Fratello, questa l'ho già sentita. Questa volta è diverso. Anche questa l'ho già sentita. Potenziare quello che abbiamo va bene, ma quando vedremo qualcosa di nuovo? Abbiamo un sacco di buchi nell'inventario. A volte accettiamo lavori che prevedono nuove attrezzature. In quel caso ottengo tutti i progetti per poterle replicare. Per tutta l'altra roba invece dobbiamo elemosinarli, chiederli in prestito o addirittura rubarli. Quali sono le condizioni generali, Matt? Abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso dal pianeta Agria. Una colonia è stata attaccata dagli Zerg. Il suo amico Tychus ha organizzato una missione per recuperare un altro artefatto su Monlith, un pianeta Tempio Protoss. Secondo i ragazzi della Fondazione Mebius, c'è un altro artefatto sul pianeta Monlith. Dovrebbero esserci dei Protoss a proteggerlo. Un gruppo di fanatici. Si fanno chiamare Tal'Darim. E adesso non metterti a fare il sentimentale pensando che questi Tal'Darim siano i tuoi vecchi amici Protoss. Perché non lo sono. A qualunque astronave in ascolto, gli Zerg stanno invadendo Agria. Il Dominio ci ha abbandonati qui. Siamo solo una piccola colonia agricola. Dobbiamo andarcene prima di essere annientati. Se ricevete questo messaggio, aiutateci, vi prego. Eccolo lì, Jimmy. Proprio come ha detto la Fondazione Mebius. Soldi facili. Non lo so. Ci sono un sacco di Protoss laggiù.
che diavolo? Attenzione, segnali biologici Zerg multipli. Oh, diavolo. Quelle bestie schifose erano rintanate nel sottosuolo ad aspettare. Non ne ho idea, ma sono sicuro che stanno venendo dritte dalla nostra parte. Beh, questo complica le cose, socio. Non possiamo combattere contro due eserciti contemporaneamente. Se saremo fortunati, non ce ne sarà bisogno. Dobbiamo solo mantenere la zona in cima al santuario abbastanza a lungo da recuperare l'artefatto. Atterreremo qui e ci faremo strada attraverso le linee Protoss, mentre saranno impegnati a combattere gli Zerg. È solo questione di tempo prima che gli Zerg riescano a sopraffare i Protoss. Per allora ce la saremo già filata da un pezzo con l'artefatto. Minerali insufficienti. Ti stavo aspettando. Gli Zerg sono molto più numerosi dei Protoss. Probabilmente li travolgeranno fra breve. Va bene, ecco il piano. Dobbiamo recuperare quell'artefatto prima che gli Zerg si impossessino di tutta la zona. SCP pronto. Cattive notizie? Yeah!